Brasile. Il Brasile. Seconda. Spagna. Momento di parlare di mondiali di calcio, scopriamo come un calciatore della nazionale, uno degli esclusi della missione sudafricana, segue il campionato e il cammino degli azzurri. Esatto, perché proprio pochi minuti prima della partita l'ha incontrato il nostro Savino Zaba. La regia è di Franco Elardo, vediamo insieme. Sono a Torino, la città del Gianduiotto, sono venuto a trovare un grande campione, un illustre escluso dalla lista dei convocati di Lippi, per capire insomma se quelli esclusi alla fine seguono il mondiale e soprattutto il cammino degli italiani. Sono con il centrale della Juventus, Nicola Delle Grottaglie. Nicola, ciao. Ciao. Offeso, no? Assolutamente no. Non te la sei presa in fondo? No. Chi ti ha comunicato che non avresti partecipato ai mondiali? Come funziona? Scusami, no, raccontami. Come funziona? No, l'allenatore ti chiama, pronto Lippi, tu vedi sul telefono Lippi. Appena l'ho visto ho già capito tutto. E ho detto no. Chi si è dimenticato a casa, a parte te ovviamente Lippi? Ma penso nessuno. C'è un giocatore simpatico. Chi racconta le barzellette? Pepe. Pepe? È un comico nato? No, non sta mai zitto un secondo. È una radio. Tu che idea ti sei fatto di questo Jabulani, di questo pallone? A me non piace proprio. Secondo te le papere dei portieri di queste prime partite sono attribuibili al pallone? Sicuramente sì. Nicola, tu con chi segui solitamente le partite dei mondiali? Con chi le stai vedendo? Ma di solito con amici, con mio padre, che è un esperto di calcio. Un allenatore, vero? Sì, quindi mio padre, e anche con i ragazzi della missione Paradiso, che ho formato qua a Torino 2 anni fa, e quindi spesso condividiamo anche questi momenti. Senti, ma la leggenda del numero 33 è vera, no? Ma sì, l'ho 33. Presa perché erano due numeri liberi che c'erano, il 30 e il 33. Ora ho scelto il 33 perché come ricordo gli anni di Cristo, di quel numero, sì, che è storico, no? Questo è il gol, dai! Oh! Vincerà il mondiale, il pronostico di Nicola Delle Grottaglie. Brasile. Il Brasile. Seconda. Spagna. La nazionale rivelazione di questo mondiale. Ma io credo molto nell'Olanda. Il titolo del tuo libro è 100 volte tanto, sottotitolo Con la fede vivo meglio. Un esempio, una dimostrazione qui questa sera, no? Per dire che grazie alla fede tu affronti i problemi e nella vita in modo molto... Le delusioni, sì, no, soprattutto in modo molto sereno. E Nicola, io chiuderei lanciando un messaggio a Lippi, dai, un saluto, un abbraccio, non me la sono presa, non ti preoccupare. No, tranquillo, ciao mister, diamoci dentro. Crediamoci un po' di più. Ok. Forza Azzurri!